Buonasera a tutti, benvenuti. Devo dire che non capita tutti i giorni di poter inaugurare un nuovo museo, soprattutto in una città come Roma che, come sapete, ne possiede 147. Io sono convinto che ogni generazione dovrebbe ripensare il suo rapporto con la storia, con la memoria della città, e quindi naturalmente sono molto molto soddisfatto di aver avuto la possibilità di lavorare con tutti i colleghi della sovrintendenza alla ripresentazione dell'immagine della città di Roma attraverso il museo che prende nome appunto dal nome della città. Il lavoro in realtà è iniziato diversi anni fa, quando con un primo lotto è stata avviata la fase di ristrutturazione di questo palazzo, che come sapete divenne Museo di Roma nel 1952, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che quindi da tempo aveva bisogno di interventi di adeguamento soprattutto alle normative di sicurezza. Ma naturalmente gli spazi utilizzati per l'esposizione sono stati finora soltanto una parte, e quindi oggi finalmente inauguriamo tutti e tre i piani di cui si compone Palazzo Braschi. Come sapete, dal 2015 abbiamo utilizzato il primo piano dell'edificio come spazio per le esposizioni temporanee. Sono circa 900 metri quadrati, attualmente è in corso la mostra di Artemisia Gentileschi, 900 metri quadrati che si sono andati ad aggiungere agli spazi che sono alle mie spalle, qui aperti nel cortile, che sono altri 150 metri quadrati, sempre dedicati alle esposizioni temporanee, dove per lo più cerchiamo di alternare mostre che riguardino appunto le collezioni del Museo di Roma, collezioni immense che si sono andate costituendo già dalla fine dell'Ottocento, con l'acquisizione per esempio degli acquerelli famosi di Roma Sparita di Ettore Franza, e poi in seguito con tutta una serie di acquisti e donazioni che si sono succedute fino a pochi anni fa. Questo immenso patrimonio di collezioni abbiamo pensato di riorganizzarlo al secondo e al terzo piano del museo, quindi sopra lo spazio di esposizioni temporanee, non secondo il filo tradizionale dell'esposizione in ordine cronologica, quindi raccontando la storia della città dal XVII al XIX secolo al secondo piano, e poi dalla fine del XIX secolo, da dopo la proclamazione di Roma Capitale fino al ventennio del governatorato di Roma, attraverso un ordinamento cronologico, ma invece attraverso un ordinamento tematico che potesse in qualche modo suggerire tutte quelle suggestioni che oggi incidono sull'immagine che si ha di Roma nel mondo. Naturalmente la realizzazione del museo è anche un'altra cosa eccezionale, cioè il lavoro veramente di equip, di tutto il personale della sovrintendenza. Qui adesso non vorrei naturalmente citare uno ad uno le persone, perché passerei gran parte del tempo a ricordare dei nomi, ma devo dire che tutti i servizi della sovrintendenza, da quelli della conservazione, ai curatori, naturalmente scientifici, alla parte che riguarda la sicurezza e la prevenzione, hanno operato veramente indefessamente per raggiungere il risultato che oggi vi presentiamo. E naturalmente permettetemi di ricordare almeno il coordinamento scientifico fatto da Federica Pirani, che come sapete ha diretto questo museo tra gli altri della sovrintendenza. Il percorso, salendo al secondo piano, nella prima sala, si articola in due sottopercorsi che partono dalla prima sala come fosse un crocevia, in cui raccontiamo appunto i temi dell'esposizione e del percorso espositivo, da un lato secondo la vita pubblica della città e dall'altro secondo la vita privata. Quindi in un percorso di 9 sale si articolano tutte quelle tematiche che riguardano per esempio le feste, per esempio i giochi, per esempio i giardini che sono diventati, come se le ville storiche che sono diventate ville pubbliche, il tema dei moti risorgimentali,
la Repubblica Romana, tutte quelle tematiche, diciamo, che sono, appartengono alla storia pubblica della città. Su un altro percorso invece fatto di altre 6 sale si raccontano i personaggi, la loro vita privata, le committenze, i cardinali, gli aristocratici, il rapporto, diciamo, che loro hanno intrattenuto con gli artisti e in particolare con un artista che è Pietro Tenerani, di cui il museo possiede una grandissima collezione, la più grande, diciamo, dell'artista, che in gran parte non è stata mai esposta e che è stata, diciamo, sistemata in alcuni ambienti che ricompongono quello che è stato l'atelier di studio del grande artista. Tutto questo accompagnato con una serie di postazioni multimediali che aiutano a integrare le collezioni stesse. Sono 270 le opere esposte, ma naturalmente le collezioni del museo sono molto, ma molto più numerose. Quindi abbiamo cercato con delle postazioni multimediali di aiutare le persone a conoscere anche un patrimonio immenso che possiede il museo, che è meno conosciuto e poco conosciuto proprio perché rimane negli archivi, nei depositi di questo museo. Postazioni multimediali che sono naturalmente la ricchezza, l'enorme ricchezza di quel rapporto con il visitatore che abbiamo voluto privilegiare nel concepire il percorso museale, cioè un percorso che vuole riflettere la vita sociale, la vita civile di questa città e far riflettere i visitatori nella ricerca, diciamo, di quei meccanismi identitari che avvicinano le opere d'arte alla vita individuale. Al terzo piano, ancora una volta, il percorso si suddivide in 2 sottopercorsi, anche lì uno più rivolto alla vita privata, in cui si racconta sostanzialmente la storia del Museo di Roma, che inizia, come dicevo prima, dal 1930, quando per la prima volta fu istituito un Museo di Roma nell'ex edificio Pantanella, presso il Circo Massimo, museo che ha avuto una vita molto breve, perché già nel 1939, quindi dopo 9 anni dalla sua istituzione, fu chiuso per i motivi bellici e che appunto poi nel 1952 ha trovato sede definitiva in questo edificio, che merita anch'esso un racconto specifico. È un edificio neoclassico che la famiglia Braschi ha fatto appunto costruire nell'Ottocento, che ha avuto tutta una sua vicenda successiva che abbiamo voluto raccontare e far conoscere. C'è poi invece un percorso, anche in questo caso pubblico, dove il racconto della vicenda e della trasformazione del tessuto urbano a partire dalla proclamazione di Roma Capitale fino al ventennio fascista attraversa alcuni temi particolarmente rilevanti della trasformazione della città, in particolare la demolizione di via Alessandrina, di via dell'Impero e di via del Mare e naturalmente diciamo, quella che è stata anche la demolizione della Spina dei Borghi, che si è conclusa, come sapete, in occasione del Giubileo del 1950, ma ha avuto un grande dibattito e una grande, diciamo, importanza nella storia dei rapporti tra la città e la Chiesa. E poi naturalmente abbiamo una sala dedicata agli affreschi dei Polidoro da Caravaggio e di Matutino da Firenze che derivano dalla demolizione del Casino del Bufalo quando è stata aperta via del Tritone, un altro grande nucleo delle collezioni del museo finora non accessibili, non visibili. Infine un'ultima sala in cui mostriamo attraverso una serie di materiali, una serie di fotografie, una serie di plastici, il rapporto che la città ha avuto con il Tevere, un rapporto fondamentale perché sapete che il Tevere è sempre stato il luogo originario da cui partiva tutto l'approvvigionamento, diciamo, per la città e che da sempre diciamo, è stato un elemento vitale per la città, soprattutto tutta la fase della costruzione dei muraglioni che è partita subito dopo la proclamazione di Roma Capitale e che ha dato vita ad una delle trasformazioni forse più importanti dell'assetto del tessuto urbano. Io naturalmente mi fermo qua, se non aggiungendo che diciamo, dopo il 2010 che ha visto l'apertura di questo cortile, di questo passaggio con l'apertura verso Piazza Navona, un passaggio gratuito che quindi consente di vivere questo spazio importantissimo
della città ai cittadini e ai visitatori, ai turisti, naturalmente senza un biglietto, abbiamo offerto anche un centro di documentazione che è nelle sale alla mia sinistra, anch'esso aperto all'ingresso libero, dove si può accedere all'intero catalogo visivo delle collezioni permanenti, ad un filmato che credo duri 7 minuti e che racconta la storia di Piazza Navona, il monumento più significativo accanto al palazzo, dalle sue origini come stadio di Domiziano fino alle fasi più recenti, e dove è raccolta anche la biblioteca importante di testi, di incisioni, di raccolte, di disegni che il museo possiede e che quindi abbiamo voluto mettere a disposizione di chiunque voglia approfondire i temi legati alla storia del museo. Io naturalmente mi fermo qui, se non cercando di, lo devo leggerlo perché sono tantissime le persone che hanno collaborato nella sistemazione del museo e nell'allestimento, un allestimento che è stato il frutto di un avviso pubblico che Zetema, la società che come sapete è a fianco della sovrintendenza da sempre, che ha avuto un ruolo particolarmente significativo nella realizzazione dei lavori a Palazzo Blaschi, Zetema su una traccia, su indicazioni ricevute dalla sovrintendenza, ha fatto un bando pubblico, e quindi permettetemi di ricordare naturalmente che il progetto di allestimento è di studio visuale di Daniele Balcon e Francesco Pia, che hanno lavorato con Francesco Stefanori e Andrea Pesce Delfino, e abbiamo avuto anche diverse consulenze tra cui mi permetto di ricordare Sveva Di Martino e Jacopo Benedetti. Naturalmente non posso dimenticare anche la collaborazione ricevuta dall'Istituto Luce, ringrazio naturalmente Roberto Ciccutto, e per le videoinstallazioni che vedrete in diverse parti del museo devo ringraziare Roland Seiko, Luca Onorati e Maria Gabriella Macchiarulo. Infine una collaborazione strettissima con l'Università di Roma Tre, con il Dipartimento di Architettura, Mario Panizia, il rettore, Elisabetta Pallottino, il direttore del Dipartimento di Architettura, e Silvia Cecchini, hanno coordinato la realizzazione di un importantissimo plastico che vedrete appunto al terzo piano. Il filmato multimediale che vediamo appunto nel centro di documentazione invece è stato realizzato da ETT SPA. Ho voluto ricordarvi perché veramente è stata un'esperienza che ha arricchito tutti coloro che hanno operato per la realizzazione di questo allestimento, che spero appunto in sintesi di avervi raccontato, ma che vedrete nelle sale, sono 23 le sale tra il secondo e il terzo piano, e vedrete un percorso del tutto inedito. Grazie. Io a questo punto lascio la parola al vice sindaco e assessore alla crescita culturale Luca Bergamo. Ovviamente un ringraziamento a chi ha lavorato, anche a chi ha organizzato il tempo oggi, visto che ci consente di stare, no, con questa sensazione primaverile in un momento bello per la città. Solo due cose molto piccole, anche perché ne ha dette molte il sovrintendente Parisi Presicce, da una gestione non proprio così istituzionalmente corretta dei mezzi di trasmissione televisiva pubblici, ma erano parole forti associate a un'immagine forte che i carri di Stato hanno tutti quanti riconosciuto. Oggi noi compiamo un altro atto, insieme a una serie di atti che sono stati compiuti in questi mesi, in collaborazione con la sovrintendenza e con gli uffici del Comune, per restituire alla città una parte essenziale dei suoi capitali, che sono cultura, e cultura interpretata come strumento, come veicolo per produrre nuova cultura contemporanea e produrre conoscenza. Ho un desiderio, confesso, che non vedo realizzato facilmente, ma io vorrei che i musei, cioè, i siti archeologici fossero tutti a ingresso libero. Lo prendo un po' come aspirazione per il mandato, per capire se e in che misura questo sia possibile, però visto che ieri, da ieri all'altro ieri è tornata al centro delle cronache l'intenzione del ministro Franceschini di mettere un biglietto d'ingresso a Pantheon,
Io colgo l'occasione per dire un'altra volta che non sono d'accordo, che il Pantheon è un luogo della città, è un luogo che devono poter vivere i cittadini, in cui certamente l'accesso va regolato e controllato, perché il numero di persone che visitano la città per una politica che l'ha considerata solo come un hub turistico e non come un luogo di produzione produce un fenomeno di concentrazione, no, sul centro della città che deve essere gestito. Ma il Pantheon, come altri luoghi della città, come i fori, sono una parte della vita dei cittadini e come tali devono rimanere. Ora, noi oggi siamo ancora nella condizione di non poter liberare l'accesso a tutti i luoghi della vita culturale della città, ma penso che questo debba essere un obiettivo. Quindi il mio, diciamo, invito in questo bel momento che riguarda la città è rivolto al Ministero dei Beni Culturali, pregandolo di dedicare un secondo di riflessione al fatto che trasformare il Pantheon, come trasformare, diciamo, il parco che oggi è Roma, in un luogo destinato al consumo dei turisti è un danno allo sviluppo della città, non è un bene. Produrrà 7 milioni di euro forse, il costo di manutenzione del patrimonio culturale della città è nell'ordine di miliardi. Quindi, se vogliamo essere seri, ragioniamo non seriamente. Questo è il mio invito e con questo invito faccio, come dire, un tanti auguri a tutti quanti noi per avere la fortuna e il piacere di conquistare il Museo di Roma per intero alla vita della città. Grazie. Bene, adesso lascio la parola alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che è il vero padrone di casa in quanto rappresenta tutti i cittadini di Roma. Grazie. In vero, dopo questi due discorsi è rimasto poco da dire. Da un lato perché il sovrintendente ha illustrato in maniera molto completa ed esaustiva quello che è un po' quella che è stata la storia di questi palazzi, la storia del restauro, del recupero e degli ultimi interventi. Ovviamente ultimi abbiamo già sentito, insomma, da qualche anno, ma insomma di quelli che oggi vengono restituiti, di quei luoghi che oggi vengono restituiti alla cittadinanza. Dall'altro perché il vice sindaco, nonché assessore, ha attualizzato, riportando vicende di questi giorni, anche un discorso culturale che mi sento di condividere in pieno. A me resta da dire una cosa: nel momento in cui parliamo di restituzione e riapertura di questi spazi ai cittadini, c'è forse da sottolineare il fatto che un'attenzione particolare è stata posta nel cercare di rendere questi spazi accessibili a tutti. Ci sono infatti alcune installazioni che sono completamente tattili per gli ipovedenti, sono presenti anche dei video wall per consentire ai non udenti di poter capire, comprendere e interagire. Quindi stiamo cercando non solo di aprire degli spazi a tutti, ma di aprirli anche in tanti altri sensi, cioè di rendere questo museo accessibile veramente a tutti. L'azione dell'amministrazione intende proseguire su questa linea, recuperando e aumentando gli spazi che i cittadini e i turisti possono fruire, e intende restituirli veramente a tutti. Questo è uno dei passi che stiamo facendo. Abbiamo iniziato con il Circo Massimo, poi con i Fori Imperiali, adesso siamo qui e mi sembra doveroso ringraziare la sovrintendenza, il sovrintendente, il Dipartimento, tutti coloro che hanno lavorato per rendere anche questo passo possibile. Continuiamo così, è un'esortazione a non fermarsi. Roma veramente ha bisogno di rinascere, i romani hanno bisogno di potersi riappropriare di questi spazi. Grazie a tutti. Allora, adesso procediamo con la visita e poi andiamo su per il taglio del naso. Al secondo piano.